Grazie Don Battista della tua presenza, sceso da Montagna in Valtellina, parrocchia sopra Sondrio, si dice, oppure Sondrio sotto Montagna, secondo della prospettiva in cui si guarda la vita. E Montagna è prima di Poggi. Ridenti. Qui abbiamo anche una famiglia che ha riferimenti a Poggi Ridenti, il nostro Don Giuliano, Mario, tutti noi parenti che vengono da su. L'incontro di questa sera è un incontro che si pone come una tappa importante sul cammino del rinnovamento del consiglio pastorale, che chiamiamo unitario, perché dal 2016 abbiamo costituito poi un unico consiglio pastorale, prima unendo i due che c'erano e poi rinnovandolo con le elezioni che avevamo fatto e che ci apprestiamo a rifare. Saranno la domenica 5 marzo, fra un mese, poco meno. In questo cammino mettiamo preghiera, mettiamo i riferimenti che ogni domenica cerco di mettere sul foglietto, perché abbiamo a fare memoria e anche a prepararci a questo evento. E questa sera, nella settimana che dedichiamo sia alla preghiera eucaristica, sia alla verifica del nostro cammino di comunità, mettiamo questo incontro che ha come riferimento un Vangelo speciale. Diciamo che c'era una casa, quella di Betania, dove Gesù faceva le prove di chiesa con i suoi apostoli, con i suoi amici, la sosta, lo stare insieme e tante cose di cui Betania ci dà notizia. Marta e Maria, un cammino anche loro di fede, un cammino di grande amicizia con il Signore, di fraternità. Noi guardiamo a questo Vangelo con una speciale domanda: che cosa può dirci sulla vita della Chiesa e su quell'esperienza che nelle nostre comunità, nel dopo concilio, abbiamo avviato, quella del consiglio pastorale. Le due parole sono state abbinate, non erano mai abbinate nei secoli, perché consiglio era abbinato casomai a spirituale e apparteneva all'esperienza della direzione spirituale o dell'accompagnamento spirituale, e pastorale ha cominciato questa parola di indicare la vita della Chiesa e le sue attività, in particolare dopo che Papa Giovanni XXIII l'ha usata in modo molto ampio in riferimento alle proposte che in quel tempo il Concilio aveva cominciato a fare. E allora noi questa esperienza della pastoralità, del consigliarci, del guardare insieme la vita delle due comunità diventate un'unica comunità pastorale, questa sera le mettiamo sotto lo sguardo del Vangelo, aiutati da Don Battista Rinaldi, sacerdote della nostra diocesi di Como, diventato sacerdote nel 1975, e poi vi risparmio le varie parrocchie che ha girato, cominciando da Morbegno, dove ebbe a fare una straordinaria esperienza di catechesi, una delle poche esperienze di catechesi familiare riuscite bene fino in fondo in diocesi. E quindi c'è un po' questo retroterra che ci può essere anche di grande aiuto. Poi nella vita, negli anni scorsi, l'abbiamo conosciuto anche come esperto in pastorale e in catechetica. Ci ha accompagnato in diocesi facendo anche il direttore dell'ufficio della catechesi, adesso come parroco e come amico, fraterno, è qui questa sera per condividere con noi un pezzetto del nostro cammino. Grazie, te lo diciamo in anticipo perché non abbiamo dubbi su quello che ci dirai e sul valore che avrà per noi. E se poi dobbiamo casomai, come dire, non essere soddisfatti, ti richiameremo un'altra volta per completare. Va bene, grazie mille di tutte queste cose.
Buonasera a tutti voi. Allora incominciamo subito. Alcuni anni fa la diocesi di Como ha pubblicato un sussidio, schede per la verifica e le riflessioni sui consigli pastorali, con un titolo un po', con un titolo molto discutibile. Il testo poi era ottimo, ma il titolo era molto discutibile. Marta e Maria, modi diversi di essere chiesa. E lo posso dire che è molto discutibile perché l'autore di quel titolo sono stato io. E quindi a distanza di un po' di anni chiedo venia di questo titolo che porta fuori strada, perché dire che Marta e Maria sono due modi diversi di essere chiesa sembra quasi lasciare intendere che sono due modi diversi ma conciliabili, due modi diversi di essere chiesa che però si riesce a conciliare tra di loro. In realtà, leggendo bene il testo, ci accorgiamo che questa conciliabilità tra le due figure di Marta e Maria è impossibile. E quindi è evidente che anche i due modi diversi di essere chiesa che loro ispirano in qualche modo, non è possibile farli stare insieme. E allora proviamo questa sera a vedere quali sono i due modi diversi di intendere la fede, dunque la Chiesa, che scaturiscono da questa pagina di Vangelo. È stata trascritta sul retro del foglio, la leggiamo e la commentiamo. Sarebbe un commento che si potrebbe condurre per tutta la sera, però cerchiamo di farla breve perché sennò non finiamo e non facciamo in tempo a dire le altre cose. Come vedete, la traduzione non è quella che leggiamo la domenica, ma è una traduzione un pochettino più fedele al testo greco e quindi anche in italiano ha un ritmo, ha una modalità che è un po' diversa dalla lingua italiana, ecco, rispetta più il ritmo della lingua greca. Ora, mentre essi camminavano, essi, Gesù e i suoi discepoli, egli entrò in un villaggio. Ora, una donna di nome Marta lo accolse. E costei aveva una sorella, chiamata Maria, la quale, addirittura seduta accanto, presso i piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ora Marta era risucchiata in giro da molteplice servizio. Ora, fattasi sopra, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire? Di dunque a lei che mi venga ad aiutare. Ora, rispondendo, le disse il Signore: Marta, Marta, ti affanni e ti turbi per molte cose. Ora di una sola cosa c'è necessità. Maria, infatti, scelse la parte buona che non le sarà tolta. E credo che la conclusione del racconto, il versetto finale 42, non lasci dubbi. Non si può mettere insieme Marta e Maria dicendo che sono entrambi significative. Gesù non ha dubbi. Marta, Marta, tu ti affanni e ti turbi per molte cose,
Ora di una sola cosa c'è necessità, Maria l'ha scelta. Maria ha scelto la parte buona, l'unica cosa di cui c'è necessità. Ma andiamo per gradi. Lasciamo l'introduzione, Gesù cammina con i discepoli, entra in un villaggio, entra solo lui. Una donna di nome Marta lo accolse. Cominciamo qui. Una donna di nome Marta. Mentre al versetto 39, costei aveva una sorella chiamata Maria. Già qui si vedono le due fisionomie delle persone. Marta ha un nome come se avesse un'etichetta sulla porta di casa, di nome, qui abita Marta. La sorella invece è chiamata Maria, dunque è una donna che si trova spesso in relazione con gli altri, per cui le persone la chiamano, lei risponde, cioè non ha l'etichetta sulla porta, è una donna che il cui nome si conosce per la relazione quotidiana. Queste due figure anticamente sono state viste, ha cominciato Sant'Agostino a fare un po' i pasticci, perché nella cultura in cui lui viveva, siamo nel IV secolo dopo Cristo, quindi la cultura è quella romana, Sant'Agostino dipende molto dalla cultura romana. Nella cultura romana c'era l'idea che l'ozium, non fare niente, stare nella villa di Capua piuttosto che nella villa di Adriano a Tivoli, ecco, stare lì a fare ozium fosse una bella cosa, ma il negozium, ancora più bello, oltretutto rendeva, no? Comunque erano due attività ritenute significative, una perché dava la possibilità di respirare, di riposare, e l'altra perché dava la possibilità di avere dei proventi. E allora Agostino ha cominciato a dire, ma qui c'è Marta e Maria, una si dà da fare per accogliere gli ospiti, l'altra è più attenta ad ascoltare la parola di Dio, ma sono due sorelle e quindi bisogna tenerle buone tutte e due, sono importanti tutte e due. Questa cosa qui è diventata talmente radicata nella nostra convinzione che tutte le volte che io parlo cercando di far vedere la diversità c'è sempre qualcuno che si ribella. C'è sempre qualcuno che dice, ma se noi togliamo quello che fa da mangiare, chi accoglie? Sempre c'è qualcuno. In realtà questo non è il problema dell'Evangelista Luca. L'Evangelista Luca quando scrive non ha assolutamente questo problema di stabilire se è importante chi accoglie o è importante chi ascolta. Non è la sua problematica. Quindi noi costruiamo su questo brano qualche cosa che non riguarda il Vangelo, che non deriva dal Vangelo. Mentre il Vangelo qui ci mostra due figure che sono l'opposto l'una dell'altra. E questo noi lo possiamo derivare anche dal fatto che nell'Evangelo di Luca questa cosa è frequentissima. Pensiamo ai due fratelli della parabola del Padre Misericordioso. Provate a metterli insieme e a dire che hanno ragione tutte e due. Pensiamo alla parabola del fariseo e del pubblicano. Provate a metterli insieme e a dire che tutte e due sono importanti. Vuol dire andare contro il Vangelo. Questi andò a casa sua giustificato, l'altro invece. Quindi, ma pensiamo anche alla parabola di Lazzaro e il ricco e Pulone.
tutto materiale dal Vangelo di Luca, eh? Addirittura pensiamo al momento della crocifissione. Con Gesù ci sono due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Anche gli altri evangelisti lo ricordano, ma solo Luca li fa parlare. E quando parlano, anzi quando uno parla, non si può dire che è uguale all'altro. Quindi nel Vangelo di Luca spessissimo vengono utilizzate queste due figure proprio per dare una importanza particolare ad un messaggio piuttosto che a un altro. Allora guardiamo qual è il messaggio di Luca in questa pagina. Abbiamo già visto le due sorelle, una che è di nome e l'altra che è chiamata, che è chiamata Maria. Poi Maria è seduta accanto presso i piedi del Signore e ascolta la sua parola. Una cosa scandalosa, mai nessun rabbino aveva avuto discepoli donne, mai. Gesù è il primo che dà la possibilità ad una donna di ascoltare la sua parola. E qui ci sarebbe da introdurre tutta una riflessione. Marta, invece, era risucchiata in giro da molteplice servizio. Marta ha accolto. Una donna di nome Marta lo accolse, ma poi è come se Gesù non esistesse più. È risucchiata in giro da molteplice servizio. Certo, c'è da preparare per lui, ma sono le altre cose che la preoccupano, che la tengono occupata. La presenza di Gesù non è una cosa che la tiene occupata. La tengono occupata tutte le cose da fare quando c'è un ospite. Ora, e qui è proprio il culmine della sua preoccupazione legata appunto alle cose da fare, fattasi sopra, quindi si pone al di sopra di Gesù, fattasi sopra, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire? Osa perfino mettere in discussione il comportamento di Gesù. A dire la verità, se pensiamo a tante preghiere dei fedeli che noi facciamo, hanno un po' lo stesso tono, vogliono un po' chiedere a Dio che faccia le cose secondo il nostro modo di pensare, non, perché lui non capisce la situazione, lui è vecchio e la situazione di oggi è talmente ingarbugliata che se non ci ascolta un po' noi non ne viene più fuori. È un po' il ragionamento di Marta. Signore, non ti curi che mia sorella mi abbandonò da sola a servire? Di dunque a lei che mi venga ad aiutare. E allora la risposta del Signore. Rispondendo le disse: Marta, Marta, ti affanni e ti turbi per molte cose. Ecco la fisionomia di Marta. È una donna che è affannata, qui bisognerebbe proprio prendere il termine greco per affannata, vuol dire che è una persona che è disturbata dagli avvenimenti che accadono, disturbata, per cui è una persona divisa, è una persona che non è capace di fare unità nella sua vita, è una persona che è talmente attenta a tutte le cose che succedono, non gliene scappa neanche una, un po' come quelli che oggi sul telefonino reggono ogni 5 minuti le notizie che avvengono, ecco, non gliene scappa neanche una, che non riesce più a fare unità nella sua vita, affannata e turbata, una persona affannata e turbata. Mentre quello che diventa importante per una persona è quello di essere una, di essere unita, di essere un'unica, una sola cosa è necessaria. Maria
scelse la parte buona che non le sarà tolta. Maria ha capito qual è la parte buona, che non vuol dire che è tutto il tempo seduta ad ascoltare e non fa nient'altro. Maria è una persona che nella sua vita riesce a fare unità. Anche lei conosce gli avvenimenti, ma è in grado di dire che cosa conta di più e quello che conta di meno, quello che è importante e quello che non lo è. Non è una persona divisa, non è una persona che gli avvenimenti scompongono continuamente, è una persona che è capace di fare unità nella sua vita. E allora, qual è il messaggio di Luca, che non ha assolutamente in mente di dire che una rappresenta la vita attiva e l'altra la vita contemplativa e che nell'esperienza dell'uomo c'è bisogno di tutte e due queste cose? Questi sono problemi appunto di Sant'Agostino, anzi sono problemi che non hanno neanche niente a che vedere con l'esperienza cristiana, ci sono prima, sono problemi della cultura romana che poi noi abbiamo un po' derivato, ma perché oggi nei conventi di clausura questo problema non c'è, nessuna suora di clausura, ne abbiamo conosciute tante, ma nessuna si sente una persona fuori dal mondo, per esempio, nessuna, una persona che non conosce la realtà, anzi la conoscono meglio loro di noi la realtà, proprio perché hanno anche la capacità di riflettere sulla realtà. Quindi non è un problema di Luca quello di dire vita attiva, vita contemplativa, dobbiamo trovare il modo di metterli insieme, se no, eccetera. Assolutamente. Il problema di Luca è qual è la vera fede. E allora vediamo che queste due figure si accompagnano benissimo a tutte quelle che ho citato prima. C'è qualcuno che pensa alla fede come ad un fare tante cose, ad un organizzare tante cose, ad essere continuamente in movimento, perché c'è da osservare la legge, che è molto meticolosa, è molto dettagliata, è molto precisa, e quindi bisogna continuamente fare. Questo è un modo di intendere la fede, con cui Gesù spesso si scontra, perché è il modo di intendere la fede degli scribi e dei farisei, dove quello che conta è fare. Io ho lavorato sempre in casa tua e tu non mi hai mai dato niente. Ho fatto tutto quello che si poteva fare in casa tua e non ho ricevuto niente. È un po' come il lamento di Marta, di che si sbrighi, che si svegli fuori, perché se non si fa, lui che è stato via tutto il tempo. Allora, questo è un modo di intendere la fede che a Gesù non piace molto, soprattutto al Gesù di Luca. Se guardiamo a quello di Matteo, lì vediamo che le cose sono già un po' più possibiliste. Però al Gesù di Luca questo modo di intendere la fede come un fare, con essere continuamente agitati, preoccupati, che non ci sfugga niente, che non vale di più la carità che andare a messa la domenica. Si arriva poi anche a dire così, vale di più un'opera di carità che andare a messa la domenica. E invece per l'Evangelista Luca, per il Gesù di Luca, la fede è un dono, la fede è grazia, la fede è qualche cosa che si riceve in dono. Non c'è niente che tu possa fare che aumenti la tua fede, non c'è niente, perché tutto viene dall'alto, tutto è grazia. Santa Teresina, la Teresina del Bambin Gesù, tutto è grazia. Allora,
tante esperienze della vita quotidiana diventano luogo di esperienza di fede proprio perché le viviamo così senza far niente, senza muoverci. È grazia, è dono. Quando Santa Teresina ha fatto questa scoperta, era giovanissima, è venuta a Roma, andava a Roma per fare un pellegrinaggio con la sua diocesi, e ha fatto un giro molto lungo in Italia, sono andati fino a Venezia e così, ed eravamo così alla fine dell'Ottocento, verso la metà dell'Ottocento, incominciavano i primi ascensori negli alberghi, e quando ho visto l'ascensore, ecco, dice, ho trovato la mia via spirituale, perché è una via più breve quella dell'ascensore, è una via che va diretta senza fare tutti gli altri, ecco, ho trovato la via che mi porta direttamente al Signore, è quello di accogliere tutto quello che avviene, è quello di riconoscere in ogni avvenimento che succede la grazia. Due modi dunque di intendere la fede, allora siamo all'inizio del nostro foglio e adesso incominciamo la nostra riflessione. Da una parte c'è questa icona biblica che ci guida e dall'altro c'è lo sforzo di derivare da questo modo di intendere la fede un modo di intendere la Chiesa. Allora vedete che i due modi diversi di essere Chiesa, è vero che ci sono, forse ce ne sono anche molti di più, però non sono conciliabili. Non è possibile dire l'uno vale l'altro. L'uno è lo stesso dell'altro, non è possibile. È necessario un cambiamento di mentalità, è necessario una conversione. Allora, la prima affermazione che vediamo qui sul foglio, adesso andiamo dalla parte appunto della riflessione, la prima affermazione è quella, da una parte la fede come merito, come qualche cosa che mi sono guadagnato attraverso la mia attività, e dall'altra la fede come dono, la fede come grazia, la fede come accoglienza di una salvezza che non è opera mia, ma è opera di Dio. Allora la Chiesa anche cambia immediatamente di significato. Per il credente, per cui la fede è un merito, la Chiesa diventa l'organizzazione dei fedeli. E siamo andati avanti così per tanto tempo. La Chiesa è una società perfetta. La Chiesa è l'insieme di tanti credenti. Quello che conta è il singolo credente, è il singolo. Ognuno deve essere responsabile di se stesso, però se ne metto insieme tanti credenti che sono responsabili, ho un gruppo, ho una collettività che chiamo Chiesa. Abbiamo chiamato Chiesa per tanto tempo l'insieme di tante persone che singolarmente sono credenti. E abbiamo pensato alla Chiesa come a una organizzazione di persone che appunto hanno la stessa fede, quindi devono andare nella stessa direzione, ma è semplicemente l'organizzazione. E chi ha il compito dell'organizzare? È il capo. È il capo che ha il compito di organizzare. E dopo il capo ci sono quelli che sono la longa manus del capo, che sono i vescovi. E poi la longa manus dei vescovi, che sono i preti. E sono loro che devono organizzare la Chiesa. È una mentalità che c'è ancora oggi, Si fatica a riconoscere che la Chiesa è una comunità di persone che sono inserite in Cristo, e sono inserite in Cristo non perché l'hanno meritato, sono inserite in Cristo perché sono state battezzate. E se c'è una cosa che non, nessuno di noi può dire lo abbiamo meritato, è il battesimo. È dato proprio ai bambini con questo significato,
molto pratico, molto concreto. Si battezzano i bambini, per tante ragioni si è cominciato a battezzare i bambini nel IV secolo, ma tra le tante motivazioni che c'erano, forse quella che è diventata più significativa nella storia della Chiesa è che la grazia è una grazia, è un dono. Nessuno può dire di averlo meritato. Quale bambino o quale famiglia può dire: ah, il mio figlio è battezzato perché noi l'abbiamo meritato? È un dono, è una grazia. E se c'è una cosa che Paolo ha abbastanza chiaramente descritto un po' in tutte le sue lettere, è proprio la teologia del battesimo. Questa idea che attraverso il battesimo noi veniamo inseriti in Cristo. Il termine in Cristo nelle lettere di Paolo è un termine che ricorre in tutti i modi. Ecco, siamo inseriti in Cristo. Nessuno può fare uno sforzo per essere inserito. È un dono, è una grazia, è qualche cosa che ci viene dall'alto. Allora diventiamo Chiesa in forza di questo inserimento in Cristo. Questa è la comunità dei cristiani. C'è anche un senso di Chiesa, se volete, molto più ampio, che è appunto il considerare Chiesa anche quelle tante persone che sono inserite in Cristo non attraverso il battesimo, ma attraverso il loro desiderio di bene, desiderio di una vita autentica, di una vita realizzata, pienamente compiuta. Sono anche loro persone che tendono verso questo inserimento in Cristo. Non lo sono ancora praticamente, ma di fatto la loro vita è una vita in tensione verso questo inserimento in Cristo. Altra affermazione: la Chiesa cattolica è l'unica Chiesa. È l'unica Chiesa. Quanto tempo siamo andati avanti a dire, mi ricordo che ve l'avevo già detto anche nell'incontro che abbiamo fatto sull'ecumenismo, siamo andati avanti a dire che la preghiera per l'unità dei cristiani vuol dire pregare perché le persone ritornino alla Chiesa cattolica. Se ne sono andati, ortodossi, protestanti, e adesso noi preghiamo perché finalmente ritornino a casa, con questa idea appunto che la Chiesa è quella che abbiamo costruito noi, che teniamo in piedi noi, che ha avuto l'ardire di uscire da questo recinto, è ora che ritorni. E noi siamo proprio convinti di pregare perché questi ritornino. Siamo andati avanti a pregare per l'unità della Chiesa con questa mentalità, con questa idea. Un po' alla volta, proprio la lettura della parola di Dio, la lettura anche dei documenti del Concilio Vaticano II, ci hanno portato a comprendere che l'unità della Chiesa non si realizza perché qualcuno ritorna e qualcuno... L'unità della Chiesa si realizza perché tutti andiamo verso l'unico centro, che è appunto il Signore Gesù Cristo. Abbiamo tutte origine da lì, e dunque se vogliamo essere uniti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tendere verso questo centro. Immaginate i raggi di una ruota. Ecco, più si allontanano dal centro, più i raggi si allontanano tra di loro. Più si avvicinano al centro, più si uniscono tra di loro. Il centro è quello che unifica. Una sola cosa c'è bisogno, di una sola cosa c'è bisogno. Ecco, più noi riscopriamo questa una sola cosa, più noi riusciamo a fare unità. Altro grosso problema è la missione della Chiesa. Questi ultimi tempi se ne parla moltissimo della missione della Chiesa. Anche il nostro libro del Sinodo
che forse avrete già avuto modo di studiare, di leggere, dedica proprio un capitolo alla Chiesa missionaria, alla missionarietà della Chiesa. Dopo, quando si tratta di tradurla in pratica, le cose sono un po' più complicate, però il discorso iniziale è molto preciso. Ecco, una Chiesa che nasce da questo inserimento in Cristo è una Chiesa missionaria. Sgombriamo subito il campo. Essere Chiesa missionaria non vuol dire estendere i confini della Chiesa, non vuol dire aumentare il numero dei credenti. Ormai credo che sono pochissimi i missionari che vanno in missione ancora con questa mentalità. Una volta sì, quanti missionari tornavano e ci dicevano quante persone avevano battezzato. Io me lo ricordo anche in seminario, quando tornavano i missionari a farci visita, se potevano dirci qual era il numero delle persone che avevano battezzato, insomma era un grande risultato. Oggi anche i missionari, che sono quelli che appunto vanno in terre lontane per annunciare il Vangelo, non hanno questa preoccupazione di battezzare, hanno la preoccupazione di fare in modo che ciascuno viva autenticamente la propria esperienza di fede. Hanno la preoccupazione di essere, a secondo un po' dei contesti, di essere persone che magari in un contesto ostile si impegnano a vivere autenticamente la vita cristiana, perché questo diventi un segno. Proprio Papa Benedetto ha scritto più volte che la Chiesa si diffonde per attrazione, non perché fa proseliti, non perché, ma perché vive così autenticamente la propria esperienza che diventa un faro, diventa un richiamo. Vi ricordate il Vangelo di domenica? Sale e luce. Ecco, sale, e poi dice chiaramente, voi siete il sale, voi siete la luce. Vuol dire che queste persone non devono fare uno sforzo per essere sale e luce. Lo sono già. Perché? Perché sono quelli che hanno si sono messi dietro a Gesù, che si sono messi in comunione con Gesù. È questa comunione con Gesù che li ha costituiti sale e luce. Allora, essere missionari vuol dire vivere questa identità in modo autentico. Abbandonata l'idea dell'allargare i numeri e i confini, una delle espressioni che troviamo più spesso anche nelle nostre comunità e anche nei consigli pastorali è proprio quella che ci ricorda Papa Francesco. Adesso qui incominciamo a entrare nell'Evangelii Gaudium, che io trovo un documento tra i più interessanti dal punto di vista pastorale. A me sembra proprio una teologia pastorale quella che Papa Francesco qui ci ha offerto, cioè un modo per dire: se volete organizzare una comunità cristiana, ecco come si fa, evangelizzare, se volete evangelizzare. Al numero 33 dice: la pastorale in chiave missionaria, siamo proprio nel tema, esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è fatto sempre così. Invito tutti ad essere audaci e creativi, audaci e creativi. L'ha ripreso anche il documento del Sinodo, pagina 70, audaci e creativi. Poi dopo, nella traduzione in concreto, poca audacia e poca creatività, ma questo è perché probabilmente siamo noi, comunità, credenti che hanno fatto questo sinodo, che hanno avuto poca audacia e poca creatività. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi. Un consiglio pastorale che voglia essere degno di questo nome deve aver chiaro bene gli obiettivi che si propone quest'anno, in 5 anni,
questo mese, ecco, organizzare un po' gli obiettivi, le strutture, abbiamo strutture che non funzionano più. Lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità, una individuazione dei fini senza un'adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. E il documento è del 2013, sì. Esorto tutti. Allora, come invece vede Papa Francesco questa chiesa missionaria? Lo dice ai numeri, lo dice diverse volte, ai numeri 20 e 24 del suo, al capitolo 20, beh, lì è la dichiarazione di intenti molto forte. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti e fa un lungo esempio, un lungo elenco di persone che nella storia della salvezza sono state costrette a uscire. E poi, al numero 24, la Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, non sono persone che si fanno travolgere dagli avvenimenti. Se guardate bene, tutte le nostre iniziative pastorali sono per rispondere a delle situazioni che si sono create. È un po' quello che succede a Marta. Insomma, c'ha tutti questi ospiti, a Gesù di mezzo, 12 discepoli, ma lei che sta lì seduta sdraiata e che non si muove, insomma, lei deve organizzarsi, deve poter fare qualcosa. Noi ci muoviamo così tante volte nell'attività pastorale. Siamo vittime dei problemi che succedono e ci organizziamo in base ai problemi che succedono. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa prima che succedano gli avvenimenti. E qui Papa Francesco usa una parola, primereare, inventa un termine che dicono che non esista neanche in spagnolo, che è un termine che usavano i scaricatori di Porto, che è appunto quello di colpire l'altro prima di essere colpito. Primerear, prendere l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e che festeggiano. E qui elenca un po' tutti questi verbi, hanno un significato preciso dentro l'esperienza della vita pastorale, dell'azione pastorale. Ma la prima è proprio quella di prendere l'iniziativa, avere la capacità di guardare gli avvenimenti in anticipo e potersi muovere prima che siamo colpiti dagli avvenimenti. Lo ripete questo in un modo ancora più dolce e tenero al numero 40. Anzi, dal numero 40 fino al 45. dell'Evangelii Gaudium, ma vale la pena di leggere questo passaggio . Qualche volta mi sbaglio coi numeri e allora sono in difficoltà. Così riposate un po'.
al numero 46. La chiesa in uscita è una chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. Vedete che la preoccupazione di muoversi secondo le urgenze è sempre una preoccupazione sbagliata, è sempre una preoccupazione inadeguata. A volte è come il padre del figlio prodigo che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. Ecco, mi pare che dentro questa immagine ci sia una descrizione sufficiente per capire che cosa voglia dire chiesa in uscita, una chiesa cioè che è molto attenta alle periferie, che è molto attenta alle persone che sono ai margini. E quando diciamo i margini, diciamo non soltanto quelli che sono lontani, che hanno abbandonato, che non sono più in sintonia, ma quando diciamo ai margini pensiamo anche a tante persone che sono realmente ai margini della nostra società. Ecco, una chiesa che è capace di attenzione nei confronti di persone che sono assolutamente lontane proprio per la difficoltà della vita, per la fatica della vita. E arriviamo così al capitolo, al paragrafo 49, che è forse quella più emblematica per dire la chiesa in uscita. Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo, la vita di Gesù Cristo, non un'organizzazione, non un'organizzazione. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte io ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e le comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Subito dopo li analizza queste ossessioni. La mondanità spirituale, la preoccupazione della liturgia impeccabile, delle cose tutte a posto, le dice quali sono queste nevrosi, queste ossessioni. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Ecco dove sta la missione. È la preoccupazione del sapere che tanti non hanno quello che noi abbiamo la possibilità di avere. Poi magari siamo dentro anche noi senza averla, questa amicizia con Cristo. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Proviamo anche a vedere, secondo Papa Francesco,
una specie di scaletta per la costruzione di questa chiesa. Cioè, leggendo l'enciclica, l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, non è un'enciclica, leggendo questa esortazione vediamo anche che Papa Francesco sembra dare un'importanza particolare nel costruire queste esperienze di chiese, cioè di persone che vivono questa comunione profonda in Cristo, sembra dare molta importanza a quei legami naturali che già esistono. Prime esperienze di chiesa sono quelle, e allora ecco la famiglia, ecco le associazioni, ecco i legami che esistono tra le diverse persone. Facciamo solo velocemente, perché altrimenti, al numero 66 fa un po' il discorso sulla famiglia. La famiglia attraverso una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza. E qui già nasce un'idea di chiesa interessante, una chiesa dove si convive nella differenza. E ad appartenere ad altri, e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Quindi vedi che qui sotto c'è un po' una critica larvata al modo con cui alcuni oggi intendono il matrimonio. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell'emotività e delle necessità contingenti della coppia. Cioè, l'idea che il matrimonio sia la cosa più normale per due persone che si vogliono bene, che stanno insieme, la conclusione più normale è il matrimonio. Ecco, un po' l'idea che c'è è questa qui: il matrimonio poi ti autorizza a fare tutto quello che vuoi, da tutti i punti di vista. Allora, è importante riscoprire questa esperienza della famiglia, cellula della società, ma dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri. Anche questo è molto interessante. La mia vita non è più mia. La vita non è... Questo è il massimo della spiritualità. Quando Paolo parla di vita spirituale, nella lettera ai Romani o nella lettera ai Corinzi, cosa intende? La vita spirituale è la vita dove io non sono più il centro, ma il centro sono gli altri. Allora, appartenere ad altri, ecco la vita familiare. La mia vita non è più qualcosa che mi appartiene, ma è qualcosa che è degli altri, dove i genitori trasmettono la fede. E noi genitori sì, ne abbiamo tanti, ma adulti capaci di trasmettere la fede non ne abbiamo. Questa è la grande crisi. Il grosso problema della catechesi oggi non è se bisogna cominciare prima, cominciare dopo, quanti anni, se i sacramenti insieme, non insieme, è che non ci sono più adulti. Gli adulti che abbiamo, i genitori dei nostri bambini, sono delle persone che vogliono fare eternamente i giovani. Hanno gli stessi desideri dei loro figli, le stesse volontà dei loro... Vogliono essere eternamente giovani. Come fanno a trasmettere la fede? L'esperienza cristiana è un'esperienza per adulti, è fuori dubbio. Non è una cosa da bambini. L'esperienza cristiana è un'esperienza per adulti. Se adulti che accolgono questo dono non ce ne sono, è impossibile che possano diventare capaci di trasmissione di questa esperienza di fede. Ma proseguendo, anche altri legami ci sono. L'individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita
che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone e che snatura i vincoli familiari. Ormai lo sappiamo tutti quello che succede nelle famiglie, ecco, non c'è bisogno. L'azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazione con il nostro padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. Guarisca, promuova, rafforzi i legami interpersonali. Un altro elemento importante della Chiesa è il suo rapporto con il mondo. Chi pensa alla Chiesa come a un'organizzazione dei fedeli pensa anche che il mondo è il nemico numero uno della fede. E allora sulle barricate, difendiamoci perché tutto quello che sta succedendo attorno a noi è contro di noi. È per distruggerci, è per annullarci, è per farci cancellare dalla faccia della terra. Qui era già cominciato e il documento da cui siamo partiti lo riporta, il testo conciliare della Gaudium et Spes aveva già introdotto un cambio di mentalità. A proposito, Papa Giovanni, quando appunto ha iniziato l'esperienza del Concilio, ha chiarito bene che non si trattava di cambiare le convinzioni di fede, ma si trattava di dire in un altro modo, ecco, quello che erano le convinzioni di fede. Come a dire che ogni epoca ha un po' il suo modo di comprendere e di interpretare anche le diverse affermazioni di fede. Questo non dobbiamo meravigliarci, per cui anche se c'è stata una storia dietro a noi che magari ha inteso la fede in un certo modo, la Chiesa in un certo modo, questo non deve scandalizzarci. Sono condizionamenti culturali che fanno parte un po' del nostro cammino. Oggi noi viviamo in un contesto che è del tutto nuovo e dove la Chiesa si trova ad essere nel mondo e non contro il mondo. Questa è la grande novità del documento Gaudium et Spes. Le grandi aspirazioni che la Chiesa ha, dice quel testo, sono le stesse aspirazioni che ha il mondo. Il desiderio di pace, il desiderio di fraternità, il desiderio di un'umanità sempre più autentica. Purtroppo se guardiamo le cose vediamo che non si va proprio in questa direzione, però nel cuore di ogni uomo c'è questo desiderio. E allora Chiesa e mondo non sono una contro l'altra, ma sono al servizio l'uno dell'altro. E allora ancora la Gaudium et Spes, ancora l'Evangelii Gaudium dice al numero 46: la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte, uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane, non vuol dire correre verso un mondo, verso il mondo senza una direzione. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà, abbiamo letto prima. La Chiesa è chiamata ad essere sempre casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte, così che se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei sacramenti dovrebbero chiudere per una regione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Ancora una volta torna il termine audacia.
Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Dunque, una Chiesa che è nel mondo e che sente profondamente queste aspirazioni del mondo. E qui ho voluto inserire anche quanto dice sempre l'Evangelii Gaudium a proposito della parrocchia. Non è che dica molto, però c'è un passaggio che è estremamente interessante. Il Consiglio Pastorale pensa a un'idea di parrocchia. Numero 28. La parrocchia non è una struttura caduca. Proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse. Se pensiamo adesso alle grandi comunità pastorali che stanno un po' nascendo ovunque, per delle ragioni contingenti, ecco, però... forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore della comunità. Qui si dice chiaramente che il pastore ha una certa responsabilità. Sebbene certamente non sia l'unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. Qui è una citazione dell'esortazione Christi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II. La Chiesa che vive in mezzo alle case. La parola parrocchia deriva proprio da vicino alle case, para oikia, vicino alle case. Un Vangelo che è vicino alle case. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa, separata dalla gente, un gruppo di eletti che guardano a se stessi. E qui il Consiglio Pastorale ha molto da riflettere, perché il rischio c'è di un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione. Qui ha citato, perché questo documento nasce dopo il sinodo sull'evangelizzazione e qui cita una delle proposizioni che un vescovo aveva mandato per questo sinodo. Siamo alla fine. Molto spesso nel linguaggio ecclesiale tornava, ma torna ancora, ecco, noi cristiani e loro, ecco, loro che sono dall'altra parte della barricata, al di fuori, in un'altra esperienza, eccetera. E qui mi è venuto in mente un altro testo di un'altra esortazione, anche questa conclusione di un sinodo, Gaudete ed esultate sul tema della santità. È chiaro che la Chiesa è chiamata a realizzare la santità di tutti, la santificazione del popolo di Dio. Questo fa parte appunto dell'ultimo capitolo della Lumen Gentium, la vocazione universale alla santità. Allora, mi è venuto in mente questo breve passaggio di questo Gaudete ed esultate, perché a un certo punto dice che non pensiamo solo ai santi, quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché Dio vuole santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza un legame tra loro. Non ci si santifica da soli, non ci si santifica. L'idea che io penso alla mia salvezza e gli altri pensino alla loro, s'arrangino, e non è un'idea cristiana. L'idea cristiana è che la salvezza
o si compie per tutti o non si compie per nessuno, perché non c'è salvezza che lascia indietro qualcuno, non è più salvezza, non è più compimento del desiderio di Dio. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio, paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o per usare un'altra espressione, la classe media della santità. Quindi quante altre persone in quei loro che noi riteniamo dall'altra parte vivono così con molta semplicità. E siamo alla fine, una delle preoccupazioni di una certa chiesa militante era quella appunto di avere tutto sotto controllo. Pensiamo sempre a Marta che deve occupare tutti gli spazi. Fattasi sopra, Marta voleva che tutto fosse sotto controllo. Questo è stato per tanto tempo noi. Cosa non abbiamo inventato per poter dire? Abbiamo inventato la scuola cristiana, il partito cristiano, le fabbriche cristiane, ci mancano i vigili cristiani, poi insomma tutto abbiamo inventato per poter dire la Chiesa controlla tutto, e qui Papa Francesco ci suggerisce una cosa interessante, non la faccio lunga ma mi limito a elencare il criterio che il tempo è superiore allo spazio, cioè vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto, tutto cristiano, anche l'orto. E il limite è la parete che ci si pone davanti. Ecco, fin qui arriviamo noi e tu non permettere di entrare. Il tempo, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell'orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell'orizzonte più grande, dell'utopia che ci apre al futuro come causa finale, che attrae. Da qui emerge un principio per progredire nella costruzione di un popolo. Il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando a priorità al tempo. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che possedere spazi. Mettiamo in atto dei processi positivi, delle buone azioni che durano. Questo renderà significativa la nostra presenza di Chiesa. Basta così, sono stato troppo lungo.